La riforma del falso in bilancio, l'autoriciclaggio e le responsabilità professionali. Questo è il tema del convegno svoltosi nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno. Ad organizzarlo l'Associazione Commercialisti Salernitani in collaborazione con l'Ordine. L'incontro, che rientrava nei programmi di formazione continua tra le materie obbligatorie, ha puntato l'attenzione sulla recente riforma del falso in bilancio contenuta nella legge anticorruzione, la numero 69 del 2015, che per restituire efficacia al sistema di prevenzione dei reati societari ha ampiamente modificato la disciplina previgente, attribuendo nuovamente rilevanza penale alle false comunicazioni sociali, eliminando le soglie di non punibilità ed imponendo il rispetto di principi improntati alla trasparenza. Dopo i saluti del presidente dell'Associazione Commercialisti Salerno, Matteo Cuomo, di Oscar De Francisis, presidente dell'Ordine, di Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, il convegno ha proposto diversi interventi qualificati, tra i quali quelli di Agostino De Caro, avvocato ed ordinario di procedura penale presso l'Università del Molise, Francesco Rotondo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, e Gian Gaetano Bellavia, dottore commercialista di Milano. Questo evento rappresenta uno degli appuntamenti tradizionali del sindacato territoriale, in quanto viene organizzata una giornata sia dedicata una parte all'approfondimento delle tematiche, come in questo caso il falso in bilancio con le relazioni di un penalista, un ottimo penalista, l'avvocato professore De Caro e il giudice Rotondo, e l'autoriciclaggio con le responsabilità dei professionisti attraverso la partecipazione di professionisti competenti in materia e della partecipazione del comandante della Guardia dell'APT, della Guardia di Finanza di Salerno. Oggi noi commercialisti ormai già da tempo che subiamo le modifiche del mercato e di quello che viene espresso dal mercato, tant'è che la nostra figura professionale col passare degli anni si è vista modificare nel mercato tradizionale dei servizi fiscali e contabili, tant'è che l'Agenzia delle Entrate e il Bonrenzi hanno già pubblicizzato che a distanza di tempo avremo le contabilità gestite dall'agenzia. Ma la nostra funzione è una funzione che man mano nel tempo si è evoluta, tant'è che la nostra specializzazione è andata al di là dei ruoli vecchi ruoli, ampliati con tante responsabilità che ci cadono addosso con tutto quello che ci viene assegnato. Noi intendiamo capire la riforma testé deliberata, non testé oggetto di legislazione, nel mese di maggio di quest'anno, quali elementi nuovi determina rispetto a quella precedente e, per la verità, quali elementi di attenzione valutativa e di attenzione anche di speculativa, di riflessione ha determinato rispetto ovviamente all'oggetto falso in bilancio. Spesso nelle inchieste della Guardia di Finanza scopriamo da cronisti di imprese che esistono sul territorio ma che rappresentano e svolgono la funzione di autoriciclaggio di denaro di dubbia provenienza. In questo contesto, in questo scenario, qual è la responsabilità poi del commercialista? Allora, la responsabilità del commercialista esiste lì dove si è reso parte o si è reso partecipe a un'iniziativa di tipo criminoso. Diversa invece delle volte un tentativo di coinvolgere il professionista, il quale ha solo delineato un possibile scenario senza ovviamente essere in alcun modo attore o neanche suggeritore attivo di quella che è la condotta poi criminosa che l'imprenditore ha deciso di compiere.